Addirittura, buonasera. Mi raccontano delle cose interessanti a microfono spento. Veniamo al centro, prego, prego, buonasera. Più bella dell'anno scorso. Grazie. Presidente, ma tutti questi soldi ha dato per farmi fare questi complimenti? No, allora, caro Presidente Evangelisti, può prendere per favore il microfono e diciamo... Diciamo quella cosina che mi stavate raccontando a microfono spento, o perlomeno lontano dal microfono. Esatto, lui, esatto. Nel senso che i bocciofili lo conoscono bene, Dante D'Alessandro è una leggenda delle bocce, è l'unico collare d'oro del CONI nelle bocce, poi il resto lo facciamo dire a lui, forse meglio. Ah, sentiamo. Ah, buonasera a tutti, grazie dell'invito, Presidente. È un piacere essere qua a questa meravigliosa serata, festa. Io ho avuto l'onore e il piacere di riceverlo anni addietro, perciò per me rivivere da quest'altra parte dei momenti molto significativi e molto importanti. Questo sicuramente è una manifestazione, una serata che aiuta la crescita, l'immagine della nostra federazione, grazie a questo premio, questa serata particolare che la Regione ha voluto e così diciamo, ha realizzato in queste, diciamo, tutti gli anni questa grande festa. Per me le bocce è stato, io dire, ho fatto tanti sacrifici, però sono stato, così dice, ripagato di tanti momenti belli, tante belle manifestazioni. Le bocce, lo sport, io dico sempre, predico ai giovani che è la seconda scuola della vita, cioè la scuola dell'obbligo, però lo sport insegna a vivere, insegna a crescere, insegna a capire, insegna a stare insieme, insegna la competizione, quella bella, quella vera, a capire se stessi. Perciò lo sport è sicuramente è un aiuto importante per tutta la vita di tutti i giorni. Grazie, grazie ancora. Io ringrazio tutti per le belle parole che ha detto il Presidente. Io ho avuto la fortuna e il piacere di vivere tanti bei momenti in questa disciplina. Meno male, che bello però, eh? Queste testimonianze, Andrea, fanno sempre molto piacere. Allora, a questo punto sentiamo chi andiamo a premiare? Ah, lui è simpaticissimo, ha iniziato a giocare a bocce a 7 anni con la società Montesanto di Potenza Picena, passando poi all'età di 15 anni con la società San Bucheto. In 11 anni di gioco può vantare 40 vittorie, di cui 15 nazionali. Negli ultimi 5 anni è sempre arrivato a disputare la finale dei campionati italiani, ha perso le prime 3, ma poi le ultime 2 edizioni le ha vinte. Nel 2011 ha raggiunto con il comitato di Macerata la vittoria nella Coppa Italia Juniores, e nel 2012 ha partecipato allo stage con la nazionale italiana. Attualmente milita in categoria A. La sua grande passione e i risultati raggiunti nello sport delle bocce sono merito dell'attenzione della sua famiglia, dell'ex presidente della bocciofila Montesanto Giuliano Perna e del presidente della bocciofila San Bucheto Michele Vitanzi. Lo dicevo prima, è simpaticissimo, l'ho incontrato anche l'anno scorso, giocatore junior Mattia Garofolo. Sei cresciuto? Ciao Mattia, come va questa Juve? Lui scrive sempre su Facebook Juve. Io sono juventina, quindi è inutile. A tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Un anno straordinario? Sì, si può dire sì. Allora, insomma, magari sempre. Magari fosse sempre così, hai ragione. Allora, facciamoci un pochino avanti, godiamo della luce del palco e per ovviamente la foto. Fate un bel sorriso tutti quanti, tutti quanti. Me ne andate? No. Mi volevo avvicinare a te, ma non me l'hanno permesso. Ah, ci tengono lontani. Mi raccomando col sorriso, forza. Grazie, bravo Mattia. Grazie.